14esima giornata del campionato nazionale Beretti Girone B sul manto sintetico dell'FCS Center. I biancorossi guidati da Giampaolo Morabito affrontano i vicentini dell'Arzignano Valchiampo, padroni di casa in tenuta bianca, ospiti in tenuta nera, dirige l'arbitro Santa della sezione di Bolzano. La prima vera e propria occasione della gara all'ottavo, calabrese vince abilmente un contrasto sulla tre quarti campo, sulla destra per Sade, che scodella al centro un pallone invitante che scorre però sul fondo attraversando lo specchio della porta. Quindicesimo, il portiere ospite Amatori con le mani serve Doda che si invola e mette in mezzo per Lamberti, anticipato però da un difensore biancorosso che corregge nella propria rete per lo 0-1. I biancorossi giocano meglio ma faticano ad affondare i colpi, ospiti che si affidano al gioco di rimessa. Ventesimo, insidioso tiro cross dalla destra di Truzzi, Amatori respinge a pugni uniti. 23esimo, Cavaliere dalla sinistra cerca il palo più lontano, la palla finisce sul fondo. 24esimo, crescono gli ospiti, roverato in becca Cavaliere che crea un'occasione ghiotta, cerca la porta ma spedisce alto, non di molto. 31esimo, esce infortunato Ronci nelle file biancorosse ed entra Brunialdi. 38esimo, l'Arzignano raddoppia, assist di Doda per Cavaliere sulla sinistra, conclusione precisa e mirata e palla nel sacco dalla parte opposta per lo 0-2. Il primo tempo finisce così. Ripresa, primo minuto, bella combinazione Ghiotti, Sade, Truzzi, conclusione di quest'ultimo out. Al secondo tiro di Ghiotti in area, Murato para in angolo, i padroni di casa restano in 10 per l'espulsione di Gabrielli al quinto. 12esimo, Ghiotti della sinistra, serve tutto il calabrese, il portiere smanaccia e la palla finisce in corner. 24esimo, ci prova Bonaldo da fuori area con il mancino, la palla finisce alta. 27esimo, Tris ospite sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra, dopo un batti e ribatti in area Lamberti trova il giusto percorso, si finisce 0-3. 34esimo, ancora un'occasione per gli ospiti vicentini sotto porta, ci prova Doda, il suo tentativo viene respinto in corner. 44esimo, Arzignano vicino al gol ancora con Doda, dopo 4 minuti di recupero finisce 0-3 per gli ospiti.